Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 19, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». La erompente vivacità dei bambini spesso stride con le nostre stanchezze e con il bisogno di quiete. Facciamo fatica a comprendere che nella loro indole e nel loro stato di crescita l'impossibilità di assecondarci sempre e in tutto. Nel Vangelo di oggi i discepoli, presi da zelo per la tranquillità del loro maestro, probabilmente stanco del lungo peregrinare, sgridano e vorrebbero allontanare quei bimbi portati a Gesù perché li benedicesse. I piccoli nella società dell'epoca non erano considerati. Per i discepoli una piccola ressa di bambini urlanti non sarebbe stata degna della dignità del Maestro e Signore. Gesù è fonte di novità anche in questo. Il Signore, che li aveva altre volte additati ad esempio, li accoglie con amorevolezza, impone loro le mani in segno di benedizione e poi si concede da loro. Ricorda poi agli Apostoli e a tutti noi che di essi è il Regno dei Cieli. Nell'agire di Gesù si nota una dedizione diretta e immediata ai bambini. È un aspetto caratteristico della sua attività. I bambini hanno bisogno di crescere in un ambiente e con persone che aprono loro le porte del cielo, persone che sanno aiutarli non solo a diventare grandi, ma a scoprire le grandi verità della vita. Gesù è dalla parte loro. Lasciate che i bambini vengano a me, ricorda a tutti noi. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.